Salve da Michele Expert, sono alle prese con la mia cucina gas della marca Tecnogas. Avrà meno 24 anni questa cucina, più o meno, diciamo a meno 22-23. Purtroppo mi sono reso conto che la parte alta non riscalda, o perlomeno un elemento non riscalda. Questa è la sua serpentina, vedete, questa è quella nuova che ho comprato. E questa serpentina è di due uscite, la parte bassa ha una sola serpentina, in questo caso ce ne sono due. L'altro giorno funzionava solamente una sola serpentina, una sola linea. Oggi ho valutato che non funzionano tutte e due. La parte bassa invece ancora funziona. Per testare, innanzitutto si fanno due fotografie, una qua, in modo di avere poi la sicurezza di come mettere i fili la seconda volta. Vedete, anche qua giù si fa una fotografia. In questo caso non serve perché ho testato che funziona. Per testare le resistenze, se siano o meno difettose, si può utilizzare un semplice tester come questo che potrete anche trovare nei negozi cinesi. Anche con una cifra di 6-7 euro, ho trovato 8 euro, ecco. Poi si mette sulla posizione che vedete qua, vedete? Questa si chiama continuità. Così valutiamo se effettivamente è staccata la resistenza interna. Se adesso vado a misurare con i due puntali, vedete questi due fili esterni, sentite un pip. Questo è una dimostrazione che la resistenza è collegata, quindi non è staccata, non è bruciata, vedete? C'è la continuità. Si puntano così o così è la stessa cosa, non è importante. Si può anche invertire la posizione dei puntali. Sulla stessa cosa adesso la vado a fare sopra. Adesso io vi faccio vedere una cosa. Allora qua abbiamo le due esterne, i due esterni che sono una linea e quelli centrali sono un'altra linea. Poi questa la facciamo vedere dopo. Quindi facciamo i due esterni e quei due centrali. Vado a misurare col tester se c'è continuità. Vediamo un po' i due laterali e non succede nulla. Non sentiamo nulla. Andiamo a misurare anche questi qua, quelli centrali, l'altra linea e non sentiamo nulla. Quindi sembrerebbe che sia. Se fateci caso che quella centrale funziona. Sentite, quindi anche funzionante ancora, quella esterna non funziona, quindi è staccata. Adesso vado a misurare questa resistenza, ecco. Sì, adesso vado a misurare col tester, facciamo vedere un po' la sequenza. Ecco, i due laterali. Abbiamo un valore, anche se non suona, però il valore c'è, quindi vuol dire che c'è comunque continuità. Quello interno invece addirittura sentiamo il bip. Quello che è certo è che quella interna funziona e quella esterna, vedete, ha un valore. Però c'è segnale, invece quella che ho fatto vedere prima non c'è nessun segnale, quindi sicuramente si sarà bruciata all'interno. Adesso si tratta di sostituirla. Per smontare il pannello laterale, dove ci sono poi tutti i cablaggi, basta solamente sganciare quella parte che è un pochettino anche bruciacchiata, altri pezzi. Questo ometto di farlo vedere perché tanto sono tutte un po' diverse, quindi ognuno poi se la deve cavare. Questa è una dimostrazione di base. Adesso si tratta di staccare la vecchia resistenza e collegare quella nuova. Adesso per smontare la resistenza dobbiamo svitare queste due viti da 8. Io utilizzo questo cacciavite con la chiave. Basta fare. Ecco qua. Svitiamo. Sono due viti da svitare, forse all'interno c'è un'altra cosa.
Come vi dicevo, io ho fatto una foto di questi cavetti. Adesso io questi cavetti li stacco, tanto poi con la foto posso sempre agire. Quindi abbiamo uno, due, tre. Queste sono anche le file di massa. Quattro. Togliamo questi laterali. E c'è questo ponticello qua, vedete? Anche questo va staccato. Dovrebbe essere già uscito. Ecco, staccata la resistenza. Tuttavia, la resistenza, come al solito, danno sempre qualche fregatura. Non è proprio uguale. La marca sembrava quella, sembrava tutta precisa, ma è un modello molto, molto datato. Per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe essere giusto, almeno l'attacco. Io comunque la metto lo stesso, sperando che possa funzionare. Poi nel caso la dovrò sostituire. Di certo è leggermente più piccola questa qua, però potrebbe ancora funzionare lo stesso. Però il collegamento è uguale. Pensavo che fosse uguale, credetemi, perché il modello tutto l'ho comunicato, ma alla fine purtroppo. Proprio quando guarda gli attacchi dei fili, è identica anche questo attacco qua. Adesso si tratta di inserirla, si mette all'interno e poi si avvita di qua. Se ci fate caso, gli attacchi corrispondono, quindi possiamo adesso provare. Di certo riscalderà, però non so se sia proprio conforme perché il forno è più grandicello. Però stranamente ho comunicato veramente questo modello, quindi non so, magari dopo tanti anni avranno deciso un'altra cosa. Sono sempre quelle cose che. E noi che lo facciamo sempre, lo facciamo quando capita. Qualche cosa ci sfugge sempre, purtroppo. Però, per quanto riguarda la base del funzionamento del video, regge perché tanto si deve solamente valutare quello che vi ho detto. Adesso io avvito questa qua. Ecco qua. Ecco, però il fatto che coincida molto questa parte, sicuramente il modello è quello, la stessa casa, anche i fili sono uguali. Adesso io avvito bene bene. E ci siamo. Ok, questa parte ci siamo. Come vedete, i fili sono stati cablati allo stesso modo di come erano prima, chiaramente, seguendo la foto. Quando si cablano i fili, è meglio utilizzare una pinza come questa qua per stringerli meglio in modo di assicurare una tenuta ottimale, ecco, perché se questi dovessero muoversi un po' non vanno tanto bene, potrebbero fare un falso contatto. Adesso si tratta di provare se effettivamente le due resistenze della parte alta funzionano perfettamente. Come vedete la resistenza è poco poco più corta. Comunque questo è un test che dovrò fare. Adesso io accendo. Ecco qua. Mettiamo la temperatura. La facciamo andare al massimo. Vediamo quello che succede. Poi con questo attrezzo che rileva la temperatura possiamo testare se effettivamente le due resistenze funzionano. Adesso si può fare anche un test. Anche con un po' di sapone così a spruzzo. Vediamo. Allora, la temperatura della parte bassa, come vedete, tocca i 200 quasi 20 gradi con lo sportello aperto, quindi arriva anche tranquillamente a 230 gradi, ecco. La parte alta, ci fate caso, la resistenza quella esterna, a destra è quella che conta, è accesa e porta a 185-190 gradi, quasi 200. Adesso passo a testare la funzione interna, quella del grill, vedete? Se ci fate caso è molto riscaldata, vedete che è diventato un altro colore?
Diciamo che ci siamo. Tutto funziona perfettamente, anche la parte bassa funziona. Perfetto. Spero di esservi stato utile alla prossima occasione da Michele Expert.